Buongiorno a tutti, questo 2018 comincia più che bene, ci troviamo all'Istituto Galileo Galilei di Treviso per una nuova presentazione, stagio all'estero e università all'estero con i ragazzi di terza, quarta e quinta superiore. Con voi, nonostante sia in terza e in quarta, un progetto di orientamento, sia orientamento in uscita fra qualche anno, sia per quanto riguarda un discorso che per le terze inizia quest'anno, alternanza scuola-lavoro. Ciao a tutti, sono Anita, fondatrice di Kiva International e vi do una informazione generale su che cosa ho fatto. Io all'età di 19 anni sono trasferita a Londra, come tanti ragazzi magari che conoscete e forse lo farete anche voi, e ho fatto l'intero percorso universitario lì, quindi ho studiato relazioni internazionali e poi ho fatto un master in Public Services Policy and Management, quindi management dei servizi pubblici al King's College. Okay. Da lì ho studiato in America e ho studiato anche in Spagna. Quindi sono stata via un totale di 7 anni circa, sono rientrata, ho lavorato qui in Italia, gestivo i fondi pensioni della NATO per una grossa società, poi mi sono licenziata e ho aperto la mia azienda e adesso faccio questo. Quindi io lavoro con i ragazzi, come voi, vado nelle scuole e propongo gli stage all'estero e adesso vedremo anche dove e vi spiegherò un po' come funziona lo stage all'estero. Un'altra cosa che faccio, ma voi siete un po' piccolini adesso, quindi magari ci rivedremo fra qualche anno, è anche la parte invece dell'università all'estero, quindi se qualcuno è interessato mi può anche contattare eventualmente. Fate un po' di silenzio, se no gli altri non sentono. Grazie. E mi può contattare privatamente, poi vediamo un attimo, faccio tutto un percorso, vi do una mano ad entrare all'università a studiare all'estero, ok? Allora, vediamo un po' intanto lo stage all'estero. I requisiti per accedere al stage, intanto c'è qualcuno di voi che potrebbe essere interessato a fare uno stage all'estero? Sì? Se sì, dove? Se sì, dove? C'è qualcuno di voi che ha mai lavorato, che ha fatto uno stage fino adesso? Sì? Ok, perfetto. Allora, i settori di interesse sono tantissimi, ok? Ovviamente bisognerà vedere voi cosa studiate. Cosa? Sportivo, lingue, altro? Allora, ad esempio abbiamo per i geometri degli studi di architettura o comunque di corsi dove potete fare quello che studiate fondamentalmente, quindi provare concretamente a vedere se quello che state studiando vi piace davvero, ok? Perché è importante quindi fare uno stage all'estero? La prima cosa principale per fare uno stage all'estero è che adesso state studiando, ok? State studiando per poi andare a fare un lavoro nel futuro. Quindi se provate a capire se quel lavoro vi piace, eventualmente poi potete anche modificare la vostra strada se per caso vi accorgete che invece quello non è il lavoro che volete fare. Quindi che cosa serve questo? Andate, fate 3-4 settimane, se vedete che stare davanti al computer per 8 ore al giorno magari non vi interessa, forse non andate a fare poi un certo tipo di percorso universitario, magari ne scegliete un altro. Questo vi
serve a voi quindi per fare la scelta più consapevole, fare una scelta soprattutto basata su qualcosa che avete provato realmente, ok? Quindi per quello che è importante, per quello che hanno introdotto in Italia l'alternanza scuola-lavoro, ed è una cosa che dovreste assolutamente approfittare, perché serve a tantissime persone per non fare uno sbaglio nel futuro, che comunque, cioè, spendere 5 anni di università per poi capire che il lavoro dopo quel tipo di università non vi piace, tempo buttato, giusto? Soldi, tempo, energie, tutto il resto. Se invece capite che okay, andate a fare ad esempio uno stage nel marketing e capite che il marketing è esattamente quello che volete fare, allora farete magari l'università che vi porterà ad avere una laurea in marketing, ok? Almeno da quello che ho sentito un po', è che tante persone pensano che lavorare per un'organizzazione non governativa, quindi non a scopo di lucro, non si venga pagati, ma non è così, ok? Anzi, chi lavora per questo tipo di organizzazioni non viene pagato parecchi soldi. Adesso vi faccio un esempio concreto. Ho un amico che ha fatto un master in Science and Technology Policy in Scozia, e ora lavora per Practical Action, che è appunto questa organizzazione. È un'organizzazione non governativa, adesso vi spiego, che lavora nei paesi in via di sviluppo, quindi Africa, Haiti, tutti quei paesi, ok, poveri, che devono svilupparsi. E che cosa fa praticamente questo mio amico? Intanto guadagna più di 100.000 euro l'anno, quindi non poco, ok? E gli vengono dati tutta una serie di benefit, tra l'altro, quindi c'ha una mega villa in Africa, lui ha vissuto in vari paesi dell'Africa, adesso si è appena trasferito in Kenya, gli hanno una mega villa, gli pagano tutti i voli, e lui è capo di un tot di persone che lavoro fanno, con un lavoro che a mio parere è un lavoro meraviglioso, cioè vanno nei piccoli villaggi in Africa o in altri paesi in via di sviluppo e insegnano alla popolazione locale come utilizzare le risorse naturali per essere autosufficienti. Quindi è un lavoro incredibile. Quindi se per caso c'è qualcuno di voi a cui interessa fare un lavoro del genere, sappiate che esiste un master per questo e un lavoro e anche quindi un pagamento dietro, quindi un lavoro nel futuro. Bisognerebbe fare esattamente questo, studiare, fare un master in Science and Technology Policy e poi si può diventare un International Energy Consultant. Questo è il titolo, ok? Quindi questo ad esempio è un lavoro che si può fare, che molte persone non conoscono, perché non sanno dell'esistenza di questi tipi di lavori, perché in Italia di solito i lavori sono sempre un po' quelli, no? Diciamo, va a fare l'avvocato, però ci sono tantissimi altri lavori che stanno nascendo, quindi lavori emergenti negli ultimi anni che si sono consolidati e che sono lavori strapagati e di cui c'è anche poca magari competizione, perché ci sono poche persone che hanno studiato per fare questo tipo di lavoro. Quindi un'altra cosa che mi piacerebbe, insomma, un consiglio che mi piacerebbe darvi è: informatevi anche sui nuovi lavori, sulle nuove tecnologie, su tutto quello che è nuovo, la novità, perché siete esattamente nel momento giusto e nel punto giusto per poter arrivare a fare quella cosa lì, magari anche in maniera molto semplice, perché appunto non ci sono troppe persone che lo fanno, quindi magari andare a studiare legge, per carità, va benissimo, però avvocati ce ne sono tantissimi, magari studiare una cosa del genere vi permette di fare qualcosa di diverso e magari appunto di avere un lavoro e uno sbocco lavorativo importante, ok? Quindi una delle cose da fare è assolutamente informarsi.